che sul fronte occupazionale si registra una crisi anche del settore bancario. Unicredit, nel nuovo piano industriale, annuncia tagli per 6.000 posti di lavoro, chiuderà 450 filiali in Italia. Continueremo ad agire in modo socialmente responsabile, dice l'amministratore delegato di Unicredit Mustier, dopo aver presentato il piano industriale con tagli consistenti al personale nei prossimi 3 anni. Gli esuberi in Italia sono stimati fra i 5.000 e i 5.500 sugli 8.000 complessivi in Europa. E il numero di filiali ridotto nel nostro paese di 450 unità. Dura la risposta delle organizzazioni sindacali. Unicredit ritiri tutto prima di aprire un conflitto gravissimo, dice il leader CGIL Landini, per Furlan della CISL. I costi della ristrutturazione non si possono scaricare sui dipendenti. Con questi presupposti non si tratta, avverte il segretario della sigla autonoma Fabi Sileoni. È un totale disimpegno del gruppo Unicredit rispetto al territorio nazionale italiano per creare così le condizioni per una mega fusione a livello europeo. In Italia dovrebbe quindi avvenire la parte principale della ristrutturazione con cui Unicredit intende ridurre del 12% la forza lavoro in Europa. Proteste arrivano anche dal mondo politico, con la segreteria del PD che attacca il piano. Il confronto nei fatti è già cominciato. Quello su un altro dossier economico importante per il paese, come Alitalia, si trova al contrario ancora sospeso. Due le ipotesi, per ora rigorosamente tali: una gara per trovare altri partner e un programma di tagli al personale e cessioni di asset che i commissari o un commissario unico di nuova nomina dovranno presentare. I dati dell'Istat adesso.